Ciao a tutti ragazzi e forza Juventus. Forza Juventus anche in questo momento qui, eh? Forza, virgola, Juventus anche, che forse rende anche un po' più l'idea. Forza, davvero forza, perché è il momento in cui davvero bisogna far vedere di amare questi colori, eh? Io che ho iniziato a tifare per la Juventus in Serie B, sento in particolar modo i momenti negativi, devo essere sincero con voi. E questo momento qui lo sento tanto e devo aggrapparmi alle cose positive. Secondo me, finalmente una cosa positiva c'è. Lo chiedevo anche, no? Prima, nel post partita. Se sei un tifoso della Juventus oggi, per cosa sei contento? Per cosa puoi essere sollevato? La risposta me l'ha data Wojciech Szczęsny ai microfoni di DAZN nel post partita. Perché l'intervista di Szczęsny è una boccata d'aria incredibile. Sembra quando sei in piscina o al mare, sott'acqua, in apnea, e devi arrivare per forza di cose a respirare perché i polmoni non ce la fanno più, non hanno più aria dentro. Ecco, questa è la sensazione dopo aver ascoltato le parole di Szczęsny e vi invito ad ascoltarle. Io ve le riporto quelle principali, le più importanti, quelle più d'effetto, di impatto, proprio dal punto di vista comunicativo essenziali. Tant'è che non so se avete visto, ma l'immagine profilo del canale è cambiata. C'è una foto con me e Szczęsny. E questa sarà la foto che lascerò da qui all'ultimo giorno di questa stagione. Perché Wojciech Szczęsny, teccone, anche oggi non ha sbagliato niente. Ha i microfoni a livello comunicativo, giocatore più importante della Juve. Più importante in assoluto. E allora Szczęsny parte con calma, no? E dice una cosa che secondo me è molto importante. Ognuno di noi deve fare e deve dare di più alla Juventus. Deve, non può, deve fare e dare di più alla Juventus. È un momento duro e che fa male. Parliamo di sentimenti, parliamo di emozioni. Questo momento fa male. Quello che abbiamo dato negli ultimi 2 mesi non è stato abbastanza. E poi una carezza, perché dici io al gruppo non posso dire niente. Ai ragazzi che ci sono, non posso dire niente. Non dimentichiamoci che Szczęsny è uno dei più vecchi, dei più anziani di questa Juventus, uno di quelli con più esperienza, uno di quelli con più partite, conosciuto anche all'estero, esperienza anche internazionale. E allora si sente forse anche un po' di avere questi ragazzi sotto la sua ala. È un senatore della Juventus. E per quanto mi riguarda, dopo Danilo, la fascia deve andare sul suo braccio. E mi dispiace tanto invece che la fascia sul braccio di Szczęsny ci vada praticamente mai. Mi dispiace tanto, perché Szczęsny è uno che merita per presenze e per carisma, per leadership, la fascia della Juventus dopo Danilo. Merita di essere il vice capitano, ma questo è un altro discorso. Si stanno allenando bene, però i risultati non arrivano e quindi ognuno deve fare di più. Ma ognuno per sé, perché è una cosa diversa, perché dobbiamo interrogarci dentro di noi, parlarci dentro di noi, ognuno per se stesso. Non c'è una roba universale, non è che quello che sta sbagliando Chiesa, quello che sta sbagliando Miretti, quello che sta sbagliando Cambiaso, quello che sta sbagliando Bremer, quello che sta sbagliando Danilo, quello che sta sbagliando Kostic, Ealing, quello che volete voi, Locatelli, Vlahovic, Milik, sceglietelo voi. Non è che quello che sbaglia uno lo sbaglia anche l'altro, ognuno di noi sbaglia per qualcosa, che può essere la partita, può essere la preparazione, può essere l'atteggiamento, può essere l'allenamento, può essere tutto, può essere qualsiasi cosa. E questa è una riflessione interessante e intelligente che io non mi ero neanche portato a fare. Però è vero, ognuno dei calciatori deve capire cosa sta sbagliando. E lo stesso vale ovviamente per l'allenatore. Adesso la Juventus è un blocco unico, ragazzi. Oh, qui bisogna fare dei punti, stop. Bisogna fare dei punti, stop. E allora gli domandano, ma se poi la Juventus in questa stagione dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia, adesso vediamo perché martedì c'è ancora la Lazio. Boh. E arrivare comunque a qualificarsi alla Champions sarebbe una stagione positiva? E anche qui Szczęsny, signore e signori, dice: e in questo momento sì. Giustamente è il massimo che posso raggiungere in questo momento. Mi mancano 8 partite di campionato, 2 di Coppa Italia e forse una finale. E per forza di cose è una stagione positiva, ma 2 mesi fa non l'avrei mai accettato. Grazie per parlare da Juventus e non accontentarsi del minimo. 2 mesi fa, no, non sarebbe mai stata una roba positiva. Questo momento è per forza il massimo che posso raggiungere e dice perché ci siamo messi noi in questa situazione. La Coppa Italia è l'unico trofeo possibile e dobbiamo farlo, e la Champions è importante per i calciatori,
per i tifosi e per la società a livello economico. Ora non so se dimenticanza oppure no, ma qui l'allenatore non è stato citato. Non so se è perché Szczęsny sa qualcosa per il futuro, ma qui l'allenatore non è stato citato. E giustamente dice: è una nostra responsabilità raggiungerlo. E poi gli chiedono: ma scusa, ma la sconfitta con l'Inter, Inter che scappa, questa roba ha pesato? Ragazzi, siamo passati da meno 2 a meno, no, da più 2 forse, da più 2 o meno 2, non mi ricordo, a meno 20, quanto siamo in questo momento, quindi va bene tutto. Allora Szczęsny dice: va bene, l'energia del gruppo, sì, eravamo carichi per il sogno scudetto, che a inizio anno non ci hanno dato come obiettivo, però abbiamo fatto talmente bene che quando sei lì cominci a sognare, che è un po' quello che vi ho sempre detto. Io anche quest'estate non credevo che la Juventus potesse vincere lo scudetto, pensavo che potesse lottare, il desiderio che avevo è che potesse arrivare fino a marzo, aprile, nemmeno di vincere. Ricordate anche quando eravamo lì a lottare con l'Inter, dicevo: la mia volontà non è nemmeno vincerlo, quello è il sogno, certo, bellissimo, mi basterebbe rimanere attaccati a dar fastidio fino all'ultimo, poi se vinca gli altri perché sono più bravi, meglio, però te sei arrivato lì, benissimo lo stesso, poi ovvio che è meglio vincerlo, ci mancherebbe altro, ma sei arrivato lì e hai fatto la tua stagione che devi fare, ok, benissimo. Szczęsny dice: però una volta che c'è scappato e c'è stato tolto, non può essere questa una scusa. Finalmente si toglie la parola scusa. E poi, ragazzi, preparatevi, perché Szczęsny qua c'è da fargli un monumento, alla Continassa, all'Allianz, dove volete. Dice: una vittoria in 9 partite, di cui una al 95esimo in casa, non è una cosa da Juventus e bisogna fare di più. Non è una cosa da Juventus. Dopodiché dice: siamo alla Juventus. Se non credi allo scudetto, non puoi giocare nella Juventus, perché lo scudetto è una realtà nel mondo Juve. Ragazzi, stoccata pesante, e non ci siamo ancora arrivati al fine, perché dice: ognuno impari a gestire la pressione, e la pressione è la cosa più bella del calcio. Se voglio giocare senza la pressione, vado a giocare a calcetto con i miei amici, ma non gioco nella Juventus. Quindi la carezza al gruppo, la carezza ai ragazzi, ma anche la volontà di dire: sì, però questa roba non ce la dobbiamo far andar bene, non è che se arrivi in Champions sei a posto, non è che se all'ultima giornata, perché Allegri ha detto: ma se arriviamo in Champions anche l'ultima giornata va bene. Ma non esiste sta roba, ragazzi, ma va bene che cosa? Ma ascoltate Szczęsny, che vi ha fatto un corso accelerato di juventinità. Oh, ma stiamo scherzando, stiamo dicendo davvero? Ma meno male che c'è ancora qualcuno dentro la Juventus che parla, ragiona la Juventus e va ai microfoni e dice queste cose. Perché io posso sentire che l'analisi dell'allenatore nel post partita è: abbiamo gestito male i palloni nei 10 secondi finali. Cioè, questo è il problema? Di Lazio-Juve, del momento Juve, del ciclo Allegri-Bis, questo è il problema? No, ma noi continuiamo a puntare il dito sui micro episodi. I ragazzi erano distrutti, ma devono essere orgogliosi della prestazione. Orgogliosi della prestazione. Oh, ma ascoltate Szczęsny che dice che sta roba non è da Juventus. Altro che orgogliosi della prestazione. Nel calcio gli episodi girano a favore o contro, adesso ci girano contro. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? Ma queste cose non esistono, ma queste cose, cioè, per fortuna esistono, esiste Szczęsny, esiste gli Szczęsny che vanno lì, dicono: oh, stiamo facendo bene qui, stiamo facendo male qui, è nostra responsabilità, non ci sono le scuse, la Juventus è una roba diversa. Perché l'unica cosa che mi porto di buono da questa giornata sulle parole di Szczęsny, punto, non c'è un'altra cosa, e meno male, ribadisco, che c'è ancora qualcuno che lo pensa, e secondo me lo pensano anche in società, anche in dirigenza. Non lo stanno dicendo, ma Szczęsny non mi frega niente. Szczęsny va ai microfoni e dice quello che pensa. Szczęsny è veramente perfetto. Dal punto di vista comunicativo io adoro Szczęsny. Poi stasera ha fatto un errore, anche lui in campo, diciamo che dal punto di vista della prestazione credo che ci siano pochi giocatori della Juve che si salvino. Lo stesso Allegri che dice bisogna essere orgogliosi della prestazione, io non capisco veramente che modo sia di ragionare. Questo è, però vi invito ad ascoltarle anche le parole di Szczęsny, non solo a sentirle riportate da me. Trovate l'intervista su DAZN, perché queste cose qui sono quelle cose che mi fanno dire: oh, meno male, non tutto è perduto, c'è ancora qualcosa a cui possiamo aggrapparci. Ed è per questo che per l'ennesima volta, come ho iniziato il video, ve lo ripeto: forza Juventus, un'altra partita in meno
per questa agonia bisogna completare questa stagione e non parlarne più di questa roba qui. Forza Juve.